città, urlando. Ho tutte le risposte, però fatemi le domande. Quindi per cui l'importante è sapere elaborare una domanda e fare le domande. Quindi per cui tocca a voi di lavorare un po' anche e vediamo se avete domande e cercheremo di avere le risposte. Vediamo ad un colpo, c'è tutti. Tutte le domande sono lecite, non c'è una domanda stupida. Il non fare la domanda è stupido. Poi lo vediamo questo, per prima c'è la signorina. Ah, stupido. No, allora, per una confusione, tutto quello che parla di Dio automaticamente nel mondo occidentale si rifà al res religio, cioè alla cosa che lega e dunque alla religione, ed è quello il vero problema. C'è una vera frattura tra l'Occidente e l'Oriente e il Medio Oriente. La religione nel mondo occidentale è vissuto come uno spazio del sacro, differenziato molto chiaramente dallo spazio del profano. Per dare un esempio assolutamente schematico e banale, la domenica mattina quando vai a messa, se ti capita, quando sei nel momento della messa in cui stai pregando, sei nello spazio del sacro, perché ti dedichi a pensare e a cercare di fare una riflessione su qualcosa di metafisico, diciamo, al di là. Esci, finito la messa, sperando che non dura troppo a lungo, e siete fortunati perché la messa dura solo un'oretta, pensate che noi il sabato mattina ci andavamo per 3 ore, non per un'altra cosa. Uscito dalla messa, andate al bar e prendete un caffè, perché insomma dopo se capite. E mentre bevete il caffè siete nello spazio del profano, non siete più nel mondo del religioso. Avete due spazi in cui passate continuamente da un momento all'altro, e questo è anche tipico di una religione. Nel mondo ebraico e anche nel mondo islamico, questo io insisto molto su questa comunione, non esiste questa separazione. Ogni atto, essendo soggetto a un comandamento, è un atto sacro. Io non mangio e non mi confronto al cibo in un modo diretto, immediato, ma mediato, perché devo sapere cosa mangio, se questo è nelle norme che sono autorizzate. E prima di mangiare devo anche definirlo con una benedizione per dire questo mangiando. Questo significa che dopo farò un'altra benedizione. Perfino quando si va al bagno e che si fa le cose fisiologiche normali, non è un atto banale, perché uscendo io ringrazio Dio di avermi creato con queste funzioni che mi permettono di vivere. Dunque già faccio entrare un atto assolutamente normale in una sfera che non lo è. E per cui il mondo è proprio un modus vivendi che deve portare una forma mentis, e di questo è culturale. Allora, è 361, perché questo posso rispondere agli altri. Sì, rispondo io che sono la presidente di E361, cioè Ebraismo 361. Praticamente da un anno e mezzo è nata questo gruppo di persone, di studiosi, che poi è diventata associazione, che tra ebrei e non ebrei, che si è posta delle domande riguardo la questione del proprio senso di identità, della propria coscienza. Abbiamo deciso di mettere insieme un po' di gente che avesse occhi diversi, perché si occupava di maniera anche accademica di materie diverse, dalle scienze alla storia, dalle neuroscienze all'antropologia, alla psicoanalisi. E ci siamo posti delle domande più o meno complesse su quello che è il senso di identità ebraica, la coscienza ebraica. Perché 361? Perché è l'ebraismo? 360 abbiamo detto sono i gradi della conoscenza, cioè totale. Uno, quell'uno in più in realtà è andare oltre e creare un altro linguaggio che sintetizzi tutti i punti di vista e possa tirar fuori, diciamo, una visione sintetica ma complessa di alcune situazioni. In realtà voi
studiate filosofia? No. Come mai? Comunque diceva, ecco, diceva Wittgenstein, che era un filosofo esistenzialista dello studio, che la conoscenza, oltre che se stessa, amministra anche tutto ciò che non è scienza. Che significa? Che in realtà i pregiudizi e i preconcetti, a furia di essere ripetuti, diventano verità. Questo è quello che succede, che è successo purtroppo, che succede anche con l'ebraismo, ma in tante altre situazioni. Quindi l'associazione E361 è nata come con la finalità di studiare e andare alla base della conoscenza, anche sbattendo alla testa sui problemi complessi, proprio come si fa nella cultura ebraica, studiando con confronto dialettico e non appendersi a semplici script preconcettuali. In realtà è questa, in realtà il nostro fine è anche quella di diventare una libera accademia, per cui accogliere studiosi di ogni disciplina, persone che hanno idee e che vogliono ricercare. Io non so quanti di voi continueranno gli studi anche nell'ambito della ricerca, ma credo che sia una delle attività più nobili e alte della possibilità umana, perché è quella che effettivamente ti allontana dalla bruttezza del pregiudizio, dell'odio e di tutto quello che purtroppo è successo, e come diceva giustamente Marcello, come consecutio temporum, non come un fatto isolato. E che quindi possa, e ben, quindi lo studio, la conoscenza rendono, in effetti frenano la bruttezza di ciò che purtroppo abbiamo avuto con la storia, tra cui la storia dell'ebraismo, che è stata particolarmente tartassata. Perché? Perché nella storia dell'ebraismo effettivamente c'è questo ambito preconcettuale molto forte, senza conoscenza. Per cui E361 si pone anche questo scopo, far conoscere il mondo ebraico e comunque tutti gli ambiti della conoscenza umana in una maniera chiara, pulita, cristallina, ragionata. Cioè, se non avete l'ispirazione, l'esigenza di ricercare, di capire, non siete sulla buona strada per affrontare il mondo. Questo. Altre domande? Dai, un po' di domande, un po' di curiosità, non l'avete? Avete delle persone che forse possono darvi delle risposte con le quali parlare, no? Ma anche il sindaco può. Sindaco, qualche domanda? Partirei dal tema. Perché i colori della Shoah? Allora, lui risponderà e io rispondo in altro modo, rispondo io proprio. Dandogli lo spunto per cosa andare avanti e usando l'esempio che ho dato, voi quando pensate alla Shoah, come dice Alan, se voi guardate, pensate a delle immagini in bianco e nero, a dei film e delle fotografie, dimenticando una cosa però, è che queste persone che hanno vissuto questo momento l'hanno vissuto a colore, perché vedevano come voi, non vedevano in bianco e nero. Nessuno di voi vede in bianco e nero, è vero per lui, così. Però vede a colori. Ora la Shoah, e tutto quello che è successo alla Shoah, è vero che da un punto di vista cinematografico e da un punto di vista visivo ha più impatto bianco e nero, perché fa pensare è passato, è lontano, non era tecnologico, eccetera, eccetera. Però tutto questo è stato vissuto a colore, è stato visto con il colore e il viso delle persone. Queste persone erano dei campi, io vengo dall'Alsazia e in Alsazia c'è un campo di concentramento, lo Struthof, uno dei unici campi che trovano in territorio francese oggi. E sono andato allo Struthof, un po' più giovane di voi. E se voi entrate nel campo dello Struthof, a parte Arbeit macht frei, che è la frase che entra, e
guardate intorno, appunto, che si trovano in queste montagne che sono le Vosges. Ma è bellissimo! È bellissimo il paesaggio! È fantastico! C'è la foresta nera, ci sono uccelli, c'è la natura. E voi siete dentro un campo che vi toglie i colori della vita, perché dentro non avete più colori. Ma tutto questo lo vedete a colore, e a questi colori si rifà poi adesso, e poi ripasso la palla, la mamma di Alan. Allora, del mio babbo toscano ne ho già parlato, anche se era lui toscanissimo, insomma, almeno la sua mamma. Il babbo suo pure veniva dall'Austria-Ungheria, ve l'ho detto. D'altra parte, mia madre invece era nata nella ex Jugoslavia, perché figlia di ungheresi, anche lei. Mio nonno materno era un rabbino capo, inviato praticamente nelle cittadelle di confino tra l'Ungheria e l'ex Jugoslavia per fare il rabbino, perché magari c'erano delle piccole comunità ebraiche che non avevano il rabbino, non avevano il maestro, un rabbino in fondo. Ecco, forse dovresti spiegare, ti sarei grato. Un rabbino non è un prete, un rabbino è un maestro, è una persona che ha studiato per, una persona che ha vissuto per trasmettere. Al rabbino ci si rivolge per avere dei chiarimenti, ci si rivolge per rompergli le scatole, perché è così anche. No, anche perché noi ebrei abbiamo il vizio di farli porre delle domande, sempre. L'ebreo quasi deve porre delle domande, tant'è vero che c'è un vecchio detto che dice: due ebrei, tre partiti politici. Perché questo? Io ci ho spiegato parecchio, forse, per darmi una spiegazione, e l'ho presa dalla scuola dove si facevano delle dissertazioni, quindi non dei temi, dissertazioni, e che mi hanno anche aiutato molto nello scrivere, perché erano composte da tesi, antitesi, sintesi. Quindi io penso così, lui pensa colà, e arriviamo a un ragionamento e poi si continua a parlare. Perché? E questo significa anche, per quello che volevo introdurre, poi do la parola alla Rav, c'è stata la Shoah, ma noi ebrei non parliamo solo di Shoah, c'è stato anche un dopo, c'è stato anche un prima, è una storia lunga, 5780 anni, detto bene? Rav, vuoi, ti ridò la palla per spiegare chi allora, è un Rav? Allora, grazie. Evidentemente il rabbino che cos'è? Nell'ebraismo, come ha detto Alan, si studia molto. Allora, tranne me. No, si studia sempre. È una delle opere più famose di questo studio, è il Talmud. E come si studia il Talmud oggi? È molto semplice. Si prendono due allievi della yeshiva, della scuola talmudica, e si scelgono in modo particolare. Devono essere amici, ovviamente, ma assolutamente di opinione opposta, divergente. Perché se sono tutti e due d'accordo, non c'è discussione. Se si deve discutere, e ciascuno deve portare i suoi argomenti, e dunque c'è la tesi, l'antitesi, e non c'è in realtà la sintesi. Ci sarà una terza persona che porterà una risposta. Il Talmud si presenta sotto forma di dialogo tra maestri, che hanno studiato tra di loro, ma anche tra maestri che rispondono a una domanda che è rimasta aperta due secoli prima, e ci rispondono come se fossero vivi, come se fossero giusto accanto. Un tale rabbino ha detto così, ecco, questa è la risposta che vi porto, ed è questa la risposta che all'epoca non avevano. Ed è per questo che nel Talmud tutte le opinioni sono mantenute, non c'è solo riportata l'opinione che fa testo o che farà legge, perché è quella che è maggioritaria a quest'epoca, perché la maggioranza non ha ragione, può aver ragione a un momento dato, però può cambiare questa ragione. Dunque, quello che era valido a quest'epoca, che ha fatto testo e legge, va bene finché. Dunque, teniamo anche quello che è l'opposto.
perché ogni opinione è giusta. Basta sapere poi discuterle. E tutto questo ha prodotto il rabbino. C'è un canto yiddish molto bello su che cos'è il rabbino e come vive il rabbino in una comunità. Si dice che quando il rabbino ride, la comunità ride. Quando il rabbino canta, la comunità canta. Quando il rabbino piange, piange da solo. Cioè, cosa significa questo? È che il rabbino è qui come guida e si assorbe quello che sono tutti i dubbi, le domande della comunità. Il rabbino è in realtà, come ha detto Alan, un maestro e un giudice. Il rabbino è un giudice, perché l'ebraismo, come avete capito, ha un corpus legale estremamente complesso. 613 comandamenti, notate, è molto bello, ma non, se leggete il testo, due cose potete notare. Prima di tutto che Dio ha un grosso difetto perché parla ebraico, e che voi l'ebraico non lo sapete. E dopo tutto il testo è scritto in ebraico, e che l'ebraico non è italiano. Cioè, quando avete la traduzione fatta del testo, perdete automaticamente i comandamenti. Per darvi un piccolo esempio rapido, nel testo c'è un comandamento che dice che chi è schiavo e che è arrivato al termine della sua schiavitù e si diventa schiava, non schiavo tipo romano, schiavo e si diventa, nel senso che il tuo tempo non ti appartiene più, perché c'è un debito, per riportare un debito diventi schiavo. Ciò significa che chi ha uno schiavo ha un grosso problema, perché lo deve nutrire, vestire, trattare bene, eventualmente ospitare la sua famiglia e i suoi figli, e nutrire i suoi figli, tutto questo, per recuperare il tempo lavorativo in cui lui rimborserà così il suo debito. Ma dopo è liberato. Però può capitare che uno non ci voglia di essere liberato, perché sta bene. No. Lavora, non ha nessuna responsabilità, nutrito, con l'alloggio e tutto, perché dovrebbe andare a Roma. Dunque rifiuta di diventare libero. E a questo punto c'è un rito che è di prendere questo schiavo, portarlo allo stipite della porta e con un punzone fargli un buco nel lobo dell'orecchio e mettergli un orecchino che è segno di schiavitù, che appartiene a qualcuno. Dunque l'orecchino nel mondo ebraico non è una cosa positiva, si evita per gli uomini perché è segno di essere schiavo. E a questo punto è scritta la parola: sarà schiavo evet leolam, per sempre. Parola leolam vuol dire per sempre. Ora qui è scritta questa parola mancante di una lettera, una vav. La stessa parola leolam è scritta: e voi farete tutti i comandamenti per sempre, e questa è completa, intera. Questo leolam, scritto diversamente, viene tradotto sempre allo stesso modo in italiano, per sempre. Però sono due cose diverse. Il leolam intero, senza la lettera che manca, vuol dire che non c'è limite di tempo. Invece il leolam con la vav che manca, con la lettera che manca, è un per sempre con un tempo determinato. Difatti al Yovel, al Giubileo, quest'uomo che voleva rimanere schiavo, che lo voglia o non lo voglia, sarà liberato. E questo è un comandamento. E vedete che questo comandamento già con la traduzione avete perso. Perché per sempre in italiano non potete scriverlo mancante di una lettera, se no non è più per sempre. Per sempre è per sempre per voi. Ora non è un per sempre identico. Il leolam per sempre senza limite e il leolam per sempre con tempo determinato sono due per sempre diversi. E dunque i rabbini sono qua per questo, per spiegare a un ebreo, come Marcello, completamente laico, o come Alan in mezzo, qual è il quadro entro il quale una loro azione, una loro decisione è lecita o non lo è. Cioè, se Alan mi viene e dice: signor rabbino, ma posso mangiare questa cosa? Io dico: guarda, Alan, quello che contiene questo è vietato, non lo puoi mangiare. Però c'è un altro fattore importante nell'ebraismo che il rabbino non può controllare e che non ha il diritto di controllare, oltre a non poter giudicare la persona. C'è il libero arbitrio. Una volta che Alan mi ha chiesto, o Marcello mi ha chiesto, se questa cosa è lecita o meno,
tocca a lui decidere se essere dentro questo quadro o fuori. E io non sono qui a dire: peccatore, cosa hai fatto? Sono solo a dire: guarda, visto che hai trasgredito, come tutte le leggi, c'è una retribuzione o positiva o negativa. Se tu non hai rispettato, non ti aspettare a una retribuzione positiva, ma negativa. Tocca a te di prendere la tua responsabilità e la tua scelta. Ciononostante, continuerò a parlare con Anan e con Marcello, continuerò a considerarli come ebrei e contarli per il Mignan, per il corum di preghiera, perché questo non le esclude dell'ebraismo. Loro hanno il rabbino per questo, e hanno il rabbino anche per un'altra cosa. Vengono alla rabbino e dicono: ma signor rabbino, secondo lei, secondo l'ebraismo, questa cosa che io penso, cosa ne dice? E ci consultiamo e discutiamo. Il rabbino è un maestro, porto io le fonti che conosco, i tesi che conosco, per argomentare e rendere forte la mia tesi e forse convincermi, oppure lui porterà una tesi che riuscirà a, come, che riuscirà a convincermi a me per poter. Sarà difficile, però posso tentare. Ecco più o meno che cosa vorrà dire. Grazie. Domande il comare in mano, signore, che ci stanno male. Una voglia che dici. Visto che non credo che io le faccia molto. La parte in cui mia madre fa un risultato che trovate anche su. Quindi me la riassumo e vi dico il perché dei colori della Shoah. Allora, mia madre, dicevo, nata nell'ex Jugoslavia, quando scoppia la guerra, il bombardamento di Belgrado, l'invasione della Jugoslavia da parte dei tedeschi e dei simpatizzanti, insomma i croati, gli ustaci, eccetera, il padre si presenta, perché dicono: voi maschietti presentatevi nella pubblica piazza, voi maschietti ebrei ovviamente, mio nonno rabbino, parlo del primo, che ci fanno? Cosa può essere? Giusto per schedarci? Così. Non è più tornato indietro. Sapendo questo, capendo insomma la cosa, mia madre con il fratellino piccolo e con la sua mamma sono fuggiti da Belgrado, hanno fatto tutta la Jugoslavia, non chiedetemi come, perché non lo so, sarà in autobus, in treno, a piedi, in bicicletta, passando dall'Albania si sono consegnati agli italiani. Sono consegnati agli italiani perché gli italiani erano un'altra cosa rispetto ai tedeschi. Poi da lì aveva ottenuto un permesso per andare a curare sua madre a Bologna. Mia madre poi ha fatto la partigiana a Bologna e alla fine della guerra, ve lo sto sintetizzando perché sennò veramente ci sarebbero troppe cose, alla fine della guerra ha deciso di venire a Roma, perché di andare a Roma perché era la capitale della cultura. Lei era una pittrice, lo è sempre stata, ha cominciato con le tende di casa, ha cominciato seriamente, non è una battuta. I colori è dovuto al fatto che lei, pittrice, aveva un diario segreto in cui ha rappresentato la sua Shoah attraverso i quadri, che poi vi mostro, e i quadri ovviamente sono a colore. Quindi io nel bene e nel male, perché ovviamente c'è il pro e il contro come in tante cose, ho sentito parlare di Shoah che avevo pochi giorni e li ho visti solo alla fine degli anni Ottanta, quando praticamente gran parte di coloro che hanno vissuto, che sono stati deportati, non mia madre era in un campo italiano, all'isola di Curso, ben altra cosa rispetto ai lager tedeschi, grazie a questi colori io ho capito che cosa fosse la Shoah, perché l'arte in primis, i colori, secondi, ti lasciano quello spazio d'emozione, non è un'immagine in bianco e nero che vedi e magari hai poca possibilità di analizzare, non ti viene nemmeno molto spontaneo, può essere un parere personale. Vi posso far vedere diverse cose, forse intimamente direi, vi volevo far vedere, 3 minuti è... l'ho chiamato Svicin, è un mio viaggio ad Auschwitz nel 2003. L'ho fatto perché ho percorso praticamente la strada che la mia famiglia, gran parte della mia famiglia, avrebbe voluto fare in senso contrario.
cioè fuggire dai campi attraverso chi ungherese, chi rumeno, così molti finiti ad Auschwitz, per cercare una libertà. Io ho percorso la rovescia, partendo da Roma, attraverso Trieste, Slovenia, Croazia, Slovacchia, sono andato e sono arrivato ad Auschwitz nel 2003, era estate, quindi molto molto diverso da quello che hanno patito delle persone, tante persone, durante quell'epoca nefasta. Ve la volevo mostrare, sono delle fotografie raccolte, le avevo fatto in flash, poi l'ho portato messo in video, e dura poco. Mi direte voi cosa ne pensate. Quando si sposarono i miei genitori al Campidoglio, ve lo faccio vedere perché è una cosa allegra, non capita a tutti vedere il matrimonio dei propri genitori. Qualche spiritoso ha gridato all'ormai esausto pedalatore: dai che sei solo! Solo? Ha obiettato la sposina. Eh no, adesso siamo in due. Hai voluta la bicicletta e mo pedala. Insomma, i filmati dell'epoca. Comunque fanno piacere. Grazie. La città intellettuale, l'allegria dell'ebraismo, che è stato completamente cancellato con un'onda nera di rabbia, di odio, e la maggior parte di quelle persone, per fortuna non la mamma di Alan, ma 41 suoi parenti sì, sono finiti in quei campi orrendi, cancellando l'arte, la bellezza, l'allegria, la vita, che era questa. Quindi in realtà la nostra associazione ha, diciamo che vogliamo affrontare la Shoah non solo da un punto di vista di conoscenza di quello che è stato la Shoah, ma anche di conoscenza del mondo ebraico, perché pensiamo che conoscendosi ci si odia di meno. È una cosa molto banale, ma forse è così. Vorrei fare giusto una domanda a voi. L'antisemitismo, perché di solito devo parlare anche un po', l'antisemitismo, perché c'è? Non dare cose. Perché esiste l'antisemitismo? Cerchiamo di far analizzare. Perché ci sono gli ebrei. Perché ci sono gli ebrei. Ok. Dunque, l'antisemitismo è un problema ebraico. Bisognava solo un capo espiatore. No, aspetta. Dunque, l'antisemitismo è un problema ebraico. Siete d'accordo con questo? Sì. E io dico no. L'antisemitismo non è un problema ebraico, è un vostro problema. Perché voi potete essere antisemita, non io. Io non sono antisemita. Oddio. Devo fare di conoscerti, Raf, ci sto pensando. Io non sono antisemita. Il problema dell'antisemitismo lo subisco. Ma l'antisemitismo è un vostro problema. Siete voi che dovete affrontare la questione e risolverla. Io non posso risolvere questa questione. Però chiedo scusa, ma da dove nasce? Una domanda un po' da mare in mano, perdonerà il linguaggio molto diretto, ma forse ci capiamo. Il punto focale qui si fa, Talmud e Shoah sono i termini basilari, direi. Talmud è un qualcosa che, se la memoria non mi tradisce, è nato in tempi storicamente relativamente recenti, intorno a Costantino, quei periodi lì, credo. Si è concluso il Talmud nel VI secolo. E è nato perché il cristianesimo stava crescendo. No. Però mi faccia finire. No, beh, questo è un errore storico. Dunque non lo posso lasciare continuare, perché non è vero. Ma il Talmud nasce nel primo secolo, sì, dell'era volgare, e nasce su una conoscenza che nasce nel IV secolo prima dell'era volgare. Però è nato mettendo insieme tutta una serie di cose, di argomentazioni della tradizione ebraica,
messa insieme a protezione. Questa protezione, però, mi faccia che così capisce però il sentimento che cerco di trasmettere. Se fosse vero che è nato questo Talmud come un insieme di leggi, di tradizioni, messe lì a tutela della tradizione ebraica, mi riesce difficile, soprattutto oggi, dimentichiamoci quello che è successo con il nazismo per un attimo, ma oggi che si parla di globalizzazione, che è inarrestabile, è un qualcosa di non ci si può fare niente, il mondo va lì, in quella direzione, che lo si voglia o no. Come fa, se fosse vero che il Talmud, quell'insieme di leggi, è nato a tutela di una popolazione ebraica, come si fa a pensare che non trovi delle difficoltà in un mondo che va verso la globalizzazione? Allora, ecco lì, ha toccato proprio la frattura essenziale che esiste tra il pensiero detto moderno e il pensiero. La globalizzazione va verso un mondo dell'immediato e dell'istante, ma non della profondità. Il Talmud non nasce per la tutela del popolo ebraico, nasce per la tutela dell'individuo e dell'uomo. In realtà il Talmud non è specificatamente indirizzato solo agli ebrei. Il Talmud è aperto a tutti. In realtà la Torah, il Pentateuco, la parte scritta, viene data nello stesso momento la legge orale, la Torah orale. Cioè, questa parte scritta ha una controparte che è l'interpretazione, perché, come vi ho detto, il testo contiene 613 comandamenti, ma non dice mai come adempiere il comandamento. Non dice mai, dice, e adesso è scritto: Lote Vashel Gedive Halevimo, non cuocerai il cucciolo del latte di sua madre. Cosa vuol dire? Non cuocerai il cucciolo del latte di sua madre? Cosa vuol dire? Regola alimentare fondamentale per l'ebraismo: non si mescola cibo a base di carne con cibo a base di latte. Tutta la bistecca al burro, con la panna, il pane, non si può, non si mescola assolutamente, è assolutamente vietato. Bello, però non è quello che è scritto, perché non mescolo neanche la carne di pollo con latte. Ora io sfido chiunque che mi dimostri quanti di voi hanno munto una gallina. Nessuno, perché la gallina non fa latte. Quindi per cui, perché vieto di mangiare carne di pollo con del latte? Perché sicuramente non sono nella trasgressione del versetto non cuocerai il cuccio nel latte di sua madre. Dunque c'è da interpretare il senso, cosa significa. E questo va, esiste da sempre. Ma cos'è il problema? Il problema è l'atto rimane lo stesso, ma l'interpretazione non rimane la stessa. Cioè, come dice lei, ogni generazione ha il compito di riflettere, non di cambiare, perché cambiando anche l'azione non si è più se stessi. Io non mi vado più a collegare con il passato. Prendiamo un esempio con il mondo cristiano, che dunque è il mondo che lei vive. Se lei avesse la possibilità di tornare indietro di solo 500 anni e entrare in una chiesa per andare a pregare come lei ha l'abitudine di fare, sarebbe completamente perso, perché non pregherebbe e non pregherebbero come lei ha l'abitudine di pregare. Oltre che sia in latino, anche la ritualità è diversa, anche il modo di affrontare la ritualità è diverso. E se torniamo ancora 1000 anni indietro, sarebbe ancora più perso. E se tornassimo 2000 anni indietro, quando nasce il cristianesimo, si accorgerebbe di un fattore incredibile, è che i cristiani dell'epoca non pregavano la domenica, pregavano sabato, mangiavano kasher. Se Gesù dovesse tornare oggi in questo mondo e dovesse andare a prendere un qualcosa da mangiare, non andrebbe dal Papa, perché il Papa non mangia kasher, andrebbe dal primo rabbino che incontra, perché sa che lì potrebbe mangiare.
perché i primi cristiani erano ebrei e seguivano, ma anche i primi cristiani che non erano ebrei seguivano la legge. Cosa è cambiato nel cristianesimo? È che volendo cambiare l'interpretazione si è cambiato anche il modo di fare. L'ebraismo dice no, il modo di fare non può essere cambiato, ma il perché e come lo interpreto, questo dipende da ogni generazione. Ma in questo modo cosa succede? Che io ebreo di oggi, se tornasse 500 anni indietro e vado in una sinagoga, posso pregare perfettamente con loro, perché abbiamo la stessa preghiera, è in ebraico. E se torno indietro di 2000 anni, posso capirle anche e capire di che cosa parlano, perché oltre a parlare la stessa lingua, sono nella stessa dialettica mentale. Ed è questa la differenza. Il Talmud è la preservazione di un'identità e di un riflettere, di un pensare, non del gruppo. E poi io dico che l'antisemitismo è un problema vostro, perché è un problema oggettivamente vero. E perché si è antisemita? Perché ci sono degli ebrei? Un po' facile questa. È un po' facile. Perché io posso garantire che se andate in Giappone o in certi paesi asiatici, si è antisemiti e non ci sono ebrei. Non ci sono ebrei. E allora? Mi fai dire una cosa? La faccio dire e finisco con l'antisemitismo nasce per un'altra cosa anche. È vero che nasce da un antigiudaismo religioso, poi laicizzato, ma che soprattutto da una paura profonda che esiste, secondo me, in tutti gli uomini. La paura di non poter distinguere l'altro. Oggettivamente, non è scritto sulla mia fronte che io sono ebreo. Se io sono in una folla e non metto la kippah, non apro la bocca, io non sono diverso. Come mi si riconosce? La paura di pensare che esiste in mezzo a me qualcuno che non pensa come me, ma che non posso riconoscere, questo è un motore molto importante dell'antisemitismo. Nico, chi vuole voi? Volevo rispondere un attimino, fare una piccola osservazione rispetto a quello che lei ha detto. Il Talmud nasce, come dire, sull'onda della tragedia, nel momento stesso in cui quello che fino a quel momento era stato il centro e nello stesso tempo il confine dell'identità ebraica, cioè il Tempio di Gerusalemme, viene distrutto. E a quel momento c'è la necessità di creare uno strumento per cui quei confini vengano salvaguardati. Ma in realtà il Talmud, che è un codice, no? Che contiene tutte le leggi fondamentali del giudaismo in termini di etica, diritto, giurisprudenza, filosofia, storia, eccetera. In realtà il Talmud non determina lo studio, perché noi, gli ebrei, che siamo conosciuti come il più antico dei popoli del libro, in teoria noi siamo, o dovremmo essere considerati, come il popolo della parola orale, perché fino a quel momento tutto il corpo della tradizione ebraica, tutte le leggi della tradizione religiosa ebraica, a parte la legge biblica, venivano trasmesse, tramandate e interpretate oralmente. E questo è, un punto importante, perché l'essere stato fino a un certo punto una cultura prettamente orale ha fatto sì che all'interno dell'ebraismo si sviluppasse una fortissima tendenza a dogmatica. Noi, contrariamente a quello che si può presagire dalle sue parole, noi siamo strutturalmente, ma proprio per tradizione, per impostazione, quasi geneticamente, aperti al confronto, al pluralismo. Non ci assoggettiamo mai a quella che è purtroppo la conseguenza a volte deleteria di una cultura scritta che diventa quasi necessariamente una cultura dogmatica. Per cui il Talmud è
sicuramente dopo la legge biblica è il testo fondamentale dell'ebraismo, ma non ha inciso in modo così categorico nella formazione di quello che potrei definire lo spirito ebraico. Ben Gurion, quindi per venire a tempi recenti, ha definito l'ebraismo un recinto in cui sono contenuti tutti i vari gradi di adesione alle leggi ebraiche, dal più religioso all'assolutamente laico come sono io, per esempio. Per cui c'è spazio per un'assoluta, anzi forse addirittura un'esagerata dialettica all'interno del mondo ebraico. In realtà per ciò che lei ha sollevato è un punto essenziale che noi abbiamo iniziato ad affrontare con il nostro gruppo scientifico, perché interrogandoci proprio sulla coscienza ebraica abbiamo definito la coscienza ebraica come si è formata, quindi l'essere ebreo nella post diaspora, quindi nell'assenza di un confine geofisico definito che ci dà un'identità, un fortissimo come motore identitario, in realtà è stato quel corpus lì di regole e di ortoprassi che ha creato il confine per mantenersi ancora ebreo e non assimilarsi ai posti dove si andava. Ecco, questo è uno dei nostri, tra l'altro uscirà a breve verso giugno una pubblicazione, la prima pubblicazione del gruppo su questo. Quindi questo è molto interessante proprio da un punto di vista antropologico, questa osservazione. Allora, volevo ricollegarmi alla domanda che avevo fatto il signore di me. Allora, lei ha fatto un esempio di un cattolico che se tornasse indietro di 500 anni fa, 600 anni fa, non saprebbe come pregare, perché nella forma, formalmente, no, non si ritroverebbe nell'essenza della preghiera, no, nella relazione religiosa. Allora, un conto è la forma, la liturgia, un conto è la liturgia eucaristica, la liturgia della parola che abbiamo, esatto, nell'impianto cattolico. Un conto è l'essenza. Io volevo capire, perché sono arrivato dopo, ma il talmud è una serie di regole, dialettiche, giusto, se ho capito male, formare discussioni, però pongono una forma sulla tradizione. No. Non pongono una forma. La forma viene scelta dalla generazione. La forma viene scelta dalla generazione sui 300, se ha citato 306. No, 613. Nel senso, la forma viene, ad esempio, all'inizio, riprendendo la regola alimentare del pietro carne, sì, okay, all'origine, sicuramente gli ebrei mangiavano carne di pollo con l'aglio, perché a riguardo di logica non c'era motivo. Poi, riflettendo sul significato per la generazione successiva, si è vietato anche questo. Ma è all'interno della forma è l'interpretazione? No, all'interno dell'interpretazione, ma sicuramente la forma. All'interno del mondo di vendita. Scusi, volevo chiedere una cosa. È un mondo globalizzato, la forma cambia, ma la sostanza dovrebbe rimanere. Io che sono, per esempio, un cattolico, no? Se dovessi cambiare il sistema di cultico, questa cosa a me non cambierebbe, perché la mia forma spirituale sarebbe stessa contenuta in altre regole. A livello di individuo, e questa è la differenza, è che qui lei va a livello di individuo, certo. Io non parlo a livello di individuo, io parlo a livello di popolo. Il problema mio, e quello che avete visto, è che l'individuo nel popolo ebraico si esprime completamente liberamente. Un Alan, un Marcello, una Michela sono assolutamente liberi di ritrovarsi a fare una parte o tutto. Però questo individualismo in sé non intacca un'altra cosa, che è la globalizzazione di perché sono di appartenere allo stesso popolo, di riconoscersi esattamente identici al punto tale. Nel mondo cristiano si sta creando la frattura, perché io parlo molto spesso con i preti, sicuramente un pastore avventista nella sua fede cattolica come cristiano non si ritrova. Avete la figura di Gesù in comune, ma non avete assolutamente nessuno, e non avete lo stesso modo di affrontare l'aspetto, che cambia la forma, no, cambia la teoria, la teologia.
dalla teologia. Il cristiano avventista è cristiano sì perché si chiama alla figura del Cristo, ma non è assolutamente d'accordo con la sua teoria, con la sua visione cristiana della Madonna, piuttosto che della Trinità, che non ricordo. Non so quanto tempo abbiamo. Dunque, io invece, pur avendo le persone che sono critiche, si riconoscono comunque nel comune, nel fatto, sapendo che c'è quello da fare, e così si fa, la forma è questa, lo sa, ma non la prima parte, e allora fanno una scelta. Ma non rimettono in discussione il fatto di sentirsi appartenente a esattamente la stessa. Stesso popolo, che è il popolo ebraico, dove ha la stessa storia, che poi la forma deve confronto con comune, sì. Il problema è che l'ebraismo si riesce a conciliare la globalità, che rimane uniforme, lasciando l'individuo esprimersi nella sua totale libertà, che non rimettendo in questione la sostanza e la forma. Perché un arabo non rimette in questione la legge, lo cattolico, perché voi siete cattolici, ma andate a parlare con un ortodosso servo o un ortodosso ebreo cattolico. Sì, ma no. Allora anche questo, perché allora bisogna entrare nella teologia, no, si parla proprio di fuori un cattolico italiano. Andate a parlare con un cattolico coreano, o andate a parlare con un cattolico del Sud America. Hanno addirittura delle feste che voi non conoscete. Fanno parte del loro divinire, della loro tradizione. No, loro sono cattolici. Non siete gli stessi cattolici. Perché loro hanno degli elementi teologici sono problematici. Non vi conoscete in una chiesa che è il Papa, è il cattolico, e voi la parola